L'ho appena aperto, però se avete la voglia di iscrivervi al mio canale YouTube e al mio profilo Instagram, chiocciola Andrea Pelagatti, ve ne sarei davvero riconoscente. Ma parliamo di questa partita. Io non mi soffermo mai né sul risultato, né sui gol, né su nulla di tutto questo. Cerco un attimo di vedere come giocano le squadre. Quindi, invece di parlare magari di un episodio come ha fatto discutere il gol annullato dal VAR a Ogaga per un fuorigioco millimetrico, non so, gli errori di Babacar, la traversa, vorrei parlare un attimo di come giocano queste due squadre. Il Lecce devo dire che è un piacere per gli occhi. Il Lecce ha affrontato avversari fortissimi, Juventus, Roma, Lazio, non ha mai demeritato. Contro l'Inter ha perso pesantemente, ma era la prima di campionato, altrimenti è una squadra che, nonostante abbia come obiettivo primario la salvezza, non applica mai un gioco rinunciatario, ma sempre propositivo. Molto bello sulle fasce, e che poi chiaramente non sempre c'è la giusta concretizzazione degli attaccanti. Babacar onestamente credo debba fare di più. E la Padula invece si è espresso su alti e bassi nel corso di questa stagione. L'Udinese, a mio avviso, ha una situazione unica nel suo genere. Ha un allenatore molto preparato come Gotti, che però ogni volta che viene intervistato dice che lui non vuole fare l'allenatore, ma vince, eppure la società lo tiene. È veramente molto singolare tutto questo, però soffermandomi sulle sue doti, l'Udinese quest'anno non ha allestito una grande squadra e credo che in questo Gotti non c'entri veramente nulla. Lui è un tecnico con una bella idea di calcio, tant'è vero che ha collaborato molte volte con Sarri. Ritengo che stia facendo il massimo. Sta cercando di portare a casa la salvezza attraverso un bel gioco e questo lo ritengo sempre positivo.